posa in opera porta a battente. Iniziamo con elencarvi tutti gli attrezzi necessari per la posa della porta: avvitatore trapano, punta, punta svasata, brugola, martello, matita, silicone, schiuma poliuretanica, pinza, cutter. Ogni singola porta Bertolotto viene confezionata con scatola coprifili e allargamenti, se richiesti, imballo contenente anta, telaio, serrature e chiavi già assemblati e con cerniere registrate, scatola con maniglia. Predisposizione anta. Togliete l'imballo di protezione della porta effettuando il taglio sul lato telaio per non danneggiare le parti a vista. Staccate la chiave, che troverete sull'imballo del telaio, e posizionate la porta aperta e in equilibrio. Dopodiché rimuovete i feltri in sughero. Per fissare il telaio potete adottare due sistemi. Il primo è quello tradizionale con viti e copriviti. Il secondo prevede l'utilizzo di un kit accessorio a richiesta composto da staffe forate che permettono una posa senza viti a vista. Dopo aver individuato i 6 punti di fissaggio sul telaio, 3 sul montante stipite lato cerniere e 3 sul montante lato a spingere, preforate con una punta svasata alle altezze indicate nel disegno e forate con una punta da 2,5 mm nei prefori realizzati. Rimuovete le graffette a lato del telaio. Ribaltate la porta e rimuovete la stecca di protezione inferiore e i piedini di protezione. Posizionate la porta facendo attenzione, a seconda del tipo di telaio, alla corretta collocazione rispetto al filo muro. Aprite la porta per posizionarla in equilibrio. Prendete il kit per il fissaggio del telaio, composto da 6 viti da legno e 6 tappini coprivite. Fissate il telaio al muro con le viti, iniziando dalla parte inferiore e superiore e terminando con la parte centrale sui due lati. Dopodiché, verificate che il telaio sia montato perfettamente in bolla e a piombo nel vano muro. In alternativa, verificate la perpendicolarità dell'anta accostandola al telaio. Applicate i tappini di plastica a copertura delle viti. Fissate definitivamente il telaio con la schiuma poliuretanica, contornando gli angoli della porta e le zone in cui sono inserite le viti. Applicazione coprifili standard. Per il montaggio dei coprifili a 90 gradi nella soluzione standard con aletta incastrata nel telaio, segnate il punto di taglio dell'aletta sui montanti verticali utilizzando come riferimento il coprifilo orizzontale e successivamente tagliati i montanti verticali. Applicate del silicone in 4 punti sul retro dei coprifili per garantire una maggiore tenuta. Fissate i montanti verticali alla parete incastrandoli nelle fresate del telaio. Successivamente segnate e tagliate il coprifilo orizzontale. Applicazione coprifili a sormonto. Per il montaggio del coprifilo a sormonto è necessario rifilare l'aletta L9. Inserite nelle fresate le apposite linguette in MDF e in gomma, alternandole in modo da garantire la corretta tenuta a pressione nel montaggio del coprifilo nel telaio. Dopodiché, montare il coprifilo ribaltato utilizzando le fresate predisposte in modo da ottenere la complanarità. Montaggio della maniglia. All'interno della confezione trovate rosetta maniglia, placca maniglia, maniglia con quadro, maniglia, viti, anelli in teflon, grano, brugola, placca forochiave, rosetta forochiave.
Per il montaggio della maniglia iniziate inserendo il quadro all'interno della maniglia e fissatelo con l'apposito grano. Dopo aver verificato che la placca sia posizionata orizzontalmente, inserite il quadro nella serratura con la propria placca in plastica e fissatela all'anta. Fissate la placca con le viti in dotazione, iniziando dalla vite superiore. Per fissare la terza vite con maggiore comodità, vi consigliamo di rimuovere la maniglia. Montate a pressione sulla placca in plastica la rosetta della maniglia e prima di inserirla definitivamente infilate la rondella in teflon nel quadro della maniglia. Ripetete le operazioni precedenti con la placca del foro chiave, controllando prima che sia posizionata orizzontalmente. Inserite la chiave in modo da verificare che la placca sia centrata rispetto al foro. Avvitate le due viti centrali superiori. In seguito applicate la rosetta del foro chiave a pressione. Fissate le placche sull'altro lato dell'anta.